1933. Una volta udì nel mio intimo questa voce. Fa una novena per la patria. La novena consisterà nelle litanie dei santi. Chiedi il permesso al confessore. Durante la successiva confessione, ottenni il permesso. Quella sera iniziai subito la novena. Verso la fine delle litanie, vidi un grande chiarore, e in esso Dio Padre. Fra quel chiarore e la terra, vidi Gesù, inchiodato sulla croce. In modo tale che Dio, volendo guardare sulla terra, doveva guardare attraverso le piaghe di Gesù. E compresi che per riguardo di Gesù, Dio benediva la terra. Gesù, ti ringrazio per questa grande grazia, cioè per il confessore, che tu stesso ti sei degnato di scegliermi e che mi hai fatto vedere in visione prima che lo conoscessi di persona. Quando ero andata a confessarmi da padre Andrat, pensavo che sarei stata liberata dalle mie ispirazioni interiori. E il padre mi rispose che non mi poteva liberare. Mi disse: «Preghi, sorella, per ottenere un direttore spirituale». Dopo una breve e fervida preghiera, vidi di nuovo Don Sopocco. Era nella nostra cappella, fra il confessionale e l'altare. Allora mi trovavo a Cracovia. Queste due visioni mi rafforzarono nello spirito, in quanto lo trovai così come lo avevo visto in visione, sia a Varsavia, durante la terza approbazione, sia a Cracovia. Ti ringrazio, Gesù, per questa grande grazia. Adesso tremo quando sento dire talvolta da qualche anima che non hai il confessore, il direttore spirituale. So bene, infatti, quali gravi danni ho avuto io stessa quando non avevo questo aiuto. Senza un direttore spirituale si può andare facilmente fuori strada. Oh vita grigia e monotona, quanti tesori in te. Nessun'ora è uguale all'altra. Il grigiore e la monotonia scompaiono quando considero ogni cosa con l'occhio della fede. La grazia elargita a me in quest'ora non si ripeterà nell'ora successiva. Mi verrà data anche nell'ora successiva, ma non sarà più la stessa. Il tempo passa, non ritorna più. Ciò che contiene in sé non si cambierà mai. Lo sigilla con il sigillo per l'eternità. Don Sopocco deve essere molto amato dal Signore. Lo dico perché ho avuto modo di constatare quando il Signore si preoccupi per lui in certi momenti. E nel notare ciò sono enormemente lieta che il Signore abbia degli eletti di questo genere. 1928. La gita. Ero venuta a Vilno per 2 mesi. Dovevo sostituire una suora che era andata alla terza approbazione, ma mi trattenni un po' più di 2 mesi. Un giorno la madre superiora, volendomi fare una cortesia, mi diede il permesso di andare in compagnia di un'altra suora a fare il cosiddetto giro dei sentierini, e ne fui molto contenta. Dovevamo andare col battello, benché fosse così vicino. Ma questo era il desiderio della madre superiora. La sera Gesù mi disse: «Io desidero che tu rimanga a casa». Risposi: «Gesù, ormai è già tutto preparato. Dobbiamo partire domattina. Cosa faccio io adesso?» Il Signore mi rispose: «Questa gita arrecherà danno alla tua anima». Io dissi a Gesù: «Tu puoi sempre porvi rimedio. Disponi le circostanze in modo tale che sia fatta la tua volontà». E in quel momento suonò il campanello per il riposo. Con uno sguardo salutai Gesù e andai nella cella. La mattina è una bella giornata. La mia compagna si rallegra pensando che avremo una grande soddisfazione, che potremmo visitare molte cose. Ma io ero sicura che non saremmo partite, sebbene fino a quel momento non ci fosse stato alcun ostacolo ad impedirci di partire. Dovevamo ricevere per tempo la Santa Comunione e partire subito dopo il ringraziamento.
All'improvviso, durante la Santa Comunione, la giornata, da bella che era, cambiò completamente. Le nuvole, venute non si sa da dove, coprirono tutto il cielo e cominciò una pioggia torrenziale. Erano tutti stupiti. In una giornata così bella, chi poteva aspettarsi la pioggia? Chi poteva aspettarsi che tutto cambiasse a quel modo, in così poco tempo? La madre superiora mi disse: «Mi dispiace che non possiate partire». Io risposi: «Cara madre, non fa nulla che non siamo partite. Dio vuole che restiamo a casa». Nessuno però sapeva che era espresso desiderio di Gesù che io restassi in casa. Trascorsi tutta la giornata nel raccoglimento, nella meditazione. Ringraziai il Signore per avermi trattenuta in casa. In quel giorno Dio mi concesse molte consolazioni celesti. Una volta in noviziato, avendomi la madre maestra, destinata alla cucina delle figliole, mi afflissi molto di non essere in grado di maneggiare le marmitte. Erano marmitte enormi quelle. La cosa più difficile per me era quella di scolare le patate. Talvolta ne versavo fuori addirittura la metà. Quando lo dissi alla madre maestra, mi rispose che poco alla volta mi ci sarei abituata, avrei fatto pratica. Ma questa difficoltà non scompariva. Le mie forze diminuivano ogni giorno, e per mancanza di forze, al momento di scolare le patate mi tiravo indietro. Le suore si accorsero che evitavo questo lavoro. Se ne meravigliavano enormemente. Non sapendo che non ero in grado di aiutarle, nonostante mi impegnassi con tutto lo zelo, senza riguardo per me stessa. Durante l'esame di coscienza del mezzogiorno, mi lamentai con il Signore per la diminuzione delle mie forze. E fu allora che udii dentro di me queste parole: «Da oggi in poi ti riuscirà assai facile. Io accrescerò le tue forze». E così la sera, venuto il momento di scolare le patate, mi affrettai per prima, fiduciosa nelle parole del Signore. Afferrai la marmitta con disinvoltura, scolai le patate con facilità. Ma quando sollevai il coperchio per farne uscire il vapore, invece delle patate, notai nella marmitta interi fasci di rose rosse. Rose così belle che non riuscirei a descriverle. Mai prima d'allora ne avevo vedute di simili. Rimasi stupefatta. Non capivo il significato. In quell'istante udii in me una voce: «Il tuo duro lavoro lo trasformo in mazzi di stupendi fiori, mentre il loro profumo sale su fino al mio trono». E da quel momento io cercai di scolare le patate non solo durante la settimana assegnatami in cucina, ma feci di tutto per sostituire le mie compagne durante il loro turno. E non solamente in questo, ma in ogni altro lavoro faticoso, cercavo di essere la prima a dare una mano, avendo sperimentato quanto ciò fosse gradito a Dio. O tesoro inesauribile della rettitudine, dell'intenzione, che rendi perfette e tanto gradite a Dio tutte le nostre azioni. O Gesù, tu sai quanto sono debole. Rimani sempre con me. Guida le mie azioni e tutto il mio essere. Tu, o mio ottimo Maestro. Per la verità, o Gesù, mi investe la paura quando considero la mia miseria, ma nello stesso tempo mi tranquillizzo, considerando la tua insondabile misericordia, che è più grande della mia miseria di tutta un'eternità. E questa disposizione d'animo mi riveste della tua potenza. O gioia che deriva dalla conoscenza di me stessa, o verità immutabile, eterna la tua salvezza. Quando, poco dopo i primi voti, mi ammalai, e nonostante l'amorevole e premuroso interessamento dei superiori e le cure dei medici, non mi sentii né meglio né peggio, allora cominciarono a giungermi voci che mi sospettavano di fingere. E così cominciò la mia sofferenza,
che divenne doppia e durò per un tempo abbastanza lungo. Un giorno io mi lamentai con Gesù, perché ero un peso per le consorelle. E lui mi rispose: «Non vivi per te, ma per le anime. Dalle tue sofferenze trarranno vantaggio altre anime. Le tue prolungate sofferenze daranno loro la luce, la forza, per uniformarsi alla mia volontà. La sofferenza più dura per me consisteva nel fatto che mi sembrava che né le mie preghiere né le buone azioni fossero gradite a Dio. Non avevo il coraggio di alzare gli occhi al cielo. Non avevo il coraggio. E ciò mi causava una sofferenza così grande che diverse volte, quando ero in cappella per le preghiere comunitarie, la Madre Superiora, finite le preghiere, mi chiamava presso di sé. Mi diceva: «Sorella, chieda a Dio la grazia e la consolazione, perché come noto in realtà io stessa e le suore, al solo vederla lei suscita compassione. Io non so proprio cosa fare con lei. Le ordino di non affliggersi, per nessuna ragione». Ma tutti questi colloqui con la Madre Superiora non mi procuravano sollievo, né alcun chiarimento della mia situazione. Un buio ancora più fitto mi nascondeva Dio, e cercavo aiuto nel confessionale, ma anche lì non lo trovavo. Un pio sacerdote avrebbe voluto aiutarmi, ma io ero così degna di commiserazione che non riuscivo nemmeno a spiegargli i miei tormenti, e questo causava una tortura ancora maggiore. Una tristezza mortale aveva invaso la mia anima, a tal punto che non riuscivo a nasconderla. Era evidente anche all'esterno. Io avevo perso la speranza. La notte diventava sempre più buia. Il sacerdote dal quale mi confessavo una volta mi disse: «Io vedo in lei, sorella, delle grazie particolari, e sono completamente tranquillo sul suo conto. Perché dunque si tormenta tanto?» Ma io allora questo non lo capivo, e perciò mi meravigliavo enormemente quando per penitenza mi veniva ordinato di recitare il Te Deum o il Magnificat. E talvolta di sera dovevo correre velocemente per il giardino, oppure ridere forte 10 volte al giorno. Queste penitenze mi stupivano molto. Ma ciò nonostante, quel sacerdote non mi fu di molto aiuto. Evidentemente il Signore voleva che lo adorassi con la sofferenza. Quel sacerdote mi confortava dicendo che in quello stato ero più gradita a Dio. Ero più gradita che se avessi sovrabbondato nelle più grandi consolazioni. «Che grande grazia di Dio, sorella, che lei nell'attuale stato di tormenti spirituali non offenda Dio, ma cerchi di esercitarsi nelle virtù. Io osservo la sua anima, sorella, e vi scorgo grandi disegni da parte di Dio, grazie speciali. E vedendo ciò e lei, sorella, ne rendo grazie al Signore». Ma nonostante tutto, la mia anima si trovava in un supplizio, in un tormento inesprimibile. Imitavo il cieco, che si fida della propria guida e la tiene saldamente per mano. Non mi allontanavo neppure per un istante dall'obbedienza. Fu la mia ancora di salvezza in quella prova di fuoco. O Gesù, verità eterna, consolida le mie deboli forze. Tu, Signore, puoi tutto. So che i miei sforzi senza di te sono niente. Non nasconderti davanti a me, Gesù. Io non posso vivere senza di te. Ascolta il grido della mia anima. La tua misericordia, Signore, non si è esaurita. Abbi pietà della mia miseria. La tua misericordia supera l'intelligenza degli angeli e degli uomini. E sebbene a me sembri che tu non mi ascolti, io ho posto la fiducia nel mare della tua misericordia, e so che la mia speranza non rimarrà delusa. Soltanto Gesù sa quanto è pesante e difficoltoso compiere i propri doveri,
Quando un'anima è in quello stato di tormenti interiori, le forze fisiche ridotte, la mente offuscata, nel silenzio del mio cuore ripetevo a me stessa: «Oh Cristo, per te le delizie e l'onore e la gloria, e per me la sofferenza. Non m'attarderò neppure di un passo nel seguirti, benché le spine mi trafiggano i piedi». Quando fui mandata a curarmi nella casa di Bloch, ebbi la fortuna di ornare di fiori la cappella. Suor Tecla non sempre aveva tempo, e perciò spesso ornavo io la cappella da sola. Un giorno raccolsi le rose più belle per abbellire la camera di una certa persona. E quando mi avvicinai al portico, vidi che Gesù era lì, in piedi. Amabilmente mi domandò: «Figlia mia, a chi porti quei fiori?» «Il mio silenzio», fu la risposta al Signore. In quel momento mi resi conto che avevo un attaccamento molto sottile per quella persona, di cui in precedenza non mi ero accorta. Gesù scomparve immediatamente. Io all'istante gettai quei fiori per terra e andai davanti al Santissimo Sacramento col cuore pieno di riconoscenza per la grazia di aver conosciuto me stessa. O sole divino, vicino ai tuoi raggi l'anima nota anche i più piccoli granelli di polvere, quelli che a te non piacciono. O Gesù, vita eterna, verità eterna, nostra vita, invoco e mendico la tua misericordia per i poveri peccatori. O cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione ed insondabile misericordia, io ti imploro per i poveri peccatori. O cuore santissimo, sorgente di misericordia, dal quale scaturiscono raggi di grazie inconcepibili per tutto il genere umano, da te imploro la luce per i poveri peccatori. O Gesù, ricorda la tua dolorosa passione e non permettere che periscano anime redente col tuo preziosissimo e santissimo sangue. Quando considero il grande prezzo del tuo sangue, gioisco per il suo grande valore, dato che una sola goccia sarebbe bastata per tutti i peccatori. Benché il peccato sia un abisso di cattiveria e di ingratitudine, il prezzo pagato per noi è assolutamente incomparabile. Ogni anima abbia fiducia nella passione del Signore. Ogni anima speri nella misericordia. Il Dio non nega a nessuno la sua misericordia. Il cielo e la terra possono cambiare, ma la misericordia di Dio non si esaurisce. Quale gioia arde nel mio cuore quando considero questa tua incomprensibile bontà, o Gesù mio. Voglio condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché lodino la tua misericordia per gli infiniti secoli. O Gesù mio, benché una notte buia mi circondi e nuvole oscure mi velino l'orizzonte, io tuttavia so che il sole non si spegne. O Signore, benché non ti possa comprendere, benché non possa comprendere il tuo operare, però confido nella tua misericordia. Se questa è la tua volontà, o Signore, che io viva sempre in tale oscurità, sii benedetto. Una cosa soltanto ti chiedo, o Gesù: non permettere che io ti offenda, in nessun modo. Tu solo, Gesù, conosci la nostalgia e le sofferenze del mio cuore, e io sono lieta di poter soffrire almeno un po' per te. Quando sento che la sofferenza supera le mie forze, allora mi rifugio presso il Signore, nel Santissimo Sacramento. E il mio colloquio con il Signore è un profondo silenzio. Confessione di una nostra educanda. Da un certo momento, cioè da quando una forza misteriosa cominciò a sollecitarmi affinché mi interessassi di quella festa e perché venisse dipinta quell'immagine, non riesco a trovare pace. Qualcosa mi trapassa da parte a parte.
e tuttavia mi assale un certo timore di essere vittima di un'illusione. Però questi dubbi sono venuti sempre dall'esterno, dato che nel profondo del mio essere sentivo che era il Signore che mi trafiggeva l'anima. Il confessore dal quale a quel tempo andavo a confessarmi mi aveva detto che si verificano casi di illusioni, e io sentivo che quel sacerdote aveva quasi paura di confessarmi, e questo era un tormento per me. Quando mi accorsi che dagli uomini avevo ben poco aiuto, mi rifugiai maggiormente nel Signore, il miglior maestro. In un certo momento, quando si impossessò di me il dubbio se la voce che mi parlava provenisse o meno dal Signore, in quello stesso momento io mi rivolsi al Signore, con un colloquio interiore, senza proferire parola. Ad un tratto una certa forza penetrò nella mia anima e dissi così: «Se tu sei veramente il mio Dio, che tratti intimamente con me e mi parli, io ti chiedo, Signore, che quell'educanda vada a confessarsi oggi stesso. Questo segno mi rafforzerà». E in quello stesso momento, quella ragazza chiese di potersi confessare. La madre della classe fu meravigliata da questo suo improvviso cambiamento, ma si preoccupò di chiamare un confessore, e quella persona si confessò con grande contrizione. E all'improvviso io udii nel mio intimo questa voce: «Mi credi ora?» E di nuovo una forza strana penetrò nella mia anima, mi rassicurò, mi rafforzò a tal punto che io stessa mi stupii di aver potuto dubitare anche per un solo istante. Ma questi dubbi provenivano sempre dall'esterno, e questo mi indusse a chiudermi sempre più in me stessa. Quando durante la santa confessione avverto l'indecisione del sacerdote, non svelo a fondo la mia anima, ma mi accuso soltanto dei peccati. Non dà serenità ad un'anima il sacerdote, se non la possiede lui stesso. O sacerdoti, ceri accesi per illuminare le anime, la vostra luce non si offuschi mai. Compresi che non era volontà di Dio che svelassi allora a fondo la mia anima. E questa grazia il Signore me la concesse in seguito. O mio Gesù, guida la mia mente. Prendi il possesso completo di tutto il mio essere. Chiudimi in fondo al tuo cuore. Difendimi dagli assalti del nemico. In te, l'unica mia speranza. Parla attraverso la mia bocca quando io, estremamente misera, sarò davanti ai potenti e ai sapienti, affinché riconoscano che questa causa è tua. Proviene da te. Tenebre e tentazioni. La mia mente era stranamente ottenebrata. Nessuna verità mi sembrava chiara. Quando mi parlavano di Dio, il mio cuore era come un sasso. Non riuscivo a trarre dal cuore nemmeno un sentimento d'amore per Lui. Quando con uno sforzo della volontà cercavo di stare vicino al Signore, provavo tormenti gravissimi. Mi sembrava con ciò di spingere Dio ad un'ira ancora maggiore. Non ero assolutamente in grado di meditare, come invece ero solita fare in precedenza. Sentivo un grande vuoto nell'anima. Non riuscivo a riempirlo con nulla. Cominciai a soffrire la fame, la nostalgia di Dio, ma constatavo la mia completa impotenza. Provai a leggere adagio, frase dopo frase, a meditare in quel modo, ma anche questo fu inutile. Non capivo niente di quello che leggevo. Davanti agli occhi della mia anima c'era continuamente tutto l'abisso della mia miseria. Quando andavo in cappella provavo ancora maggiori tormenti, tentazioni. Talvolta per tutta la durata della messa lottavo con pensieri blasfemi. Premevano per giungere alle mie labbra. Provavo avversione per i santi sacramenti.
mi sembrava di non ricavare alcuno dei benefici che i santi sacramenti procurano. Mi accostavo ad essi solo per obbedire al confessore. E questa cieca obbedienza era per me l'unica via, la mia ancora di salvezza. Un sacerdote mi spiegò: queste sono prove mandate da Dio. Nello stato in cui sei, non solo non offendi Dio, ma gli sei molto gradita. Questo è un segno che Dio ti ama immensamente, che ha molta fiducia in te, dato che ti visita con queste prove. Queste parole però non mi diedero alcun conforto, anzi mi sembrava che non si riferissero affatto a me. Una cosa mi stupiva. Talvolta capitava, quando soffrivo tremendamente, che nel momento in cui mi avvicinavo alla santa confessione, all'improvviso cessavano quei gravi tormenti. Ma appena mi allontanavo dalla grata, tutti quei tormenti si abbattevano su di me, con un accanimento ancora maggiore. Allora io cadevo con la faccia a terra davanti al Santissimo e ripetevo queste parole: anche se mi uccidessi, anche se mi uccidessi, io confiderò in te. E mi sembrava di morire per quelle sofferenze. Il pensiero che mi tormentava di più era quello di essere respinta da Dio. E poi seguivano altri pensieri. A che scopo impegnarmi per la virtù, le buone azioni? Perché mortificarsi, annientarsi? Perché emettere i voti? Perché pregare? Perché sacrificarsi, annientarsi? Perché fare di sé un olocausto ad ogni passo? Con che vantaggio, se sono già respinta da Dio? A che pro tutti questi sforzi? E qui Dio solo sa quello che avveniva nel mio cuore. In un momento in cui ero tremendamente schiacciata da queste sofferenze, andai in cappella. Dal profondo dell'anima dissi queste parole: Gesù, fa di me quello che ti piace. Io ti adorerò ovunque. Avvenga in me tutta la tua volontà, o Signore e Dio mio. Io glorificherò la tua infinita misericordia. In seguito a quest'atto di sottomissione, quei terribili tormenti cessarono. All'improvviso vidi Gesù. Mi disse: io sono sempre nel tuo cuore. Una gioia indicibile inondò la mia anima. La riempì di tanto amor di Dio che infiammò il mio povero cuore. Vedo che Dio non permette mai prove al di sopra di quello che possiamo sopportare. Mai. E non mi spavento affatto. Non mi spavento se manda all'anima grandi tribolazioni. Lui la sostiene con una grazia ancora più grande, sebbene noi non la notiamo. Un solo atto di fiducia in quei momenti dà più gloria a Dio che molte ore passate nel godimento di consolazioni durante la preghiera. Ora vedo che se Dio vuole tenere un'anima nelle tenebre, nessun libro, nessun confessore riuscirà ad illuminarla. O Maria, Madre e Signora mia, affido a te la mia anima e il mio corpo, la mia vita, la mia morte, tutto ciò che verrà dopo. Io metto tutto nelle tue mani. Copri col tuo manto virginale la mia anima. Concedimi la grazia della purezza del cuore, dell'anima e del corpo. Difendimi con la tua potenza da tutti i nemici, soprattutto da quelli che nascondono la loro malvagità sotto la maschera della virtù. O splendido Ciglio, tu sei il mio specchio, o Madre mia. O Gesù, divino prigioniero d'amore, quando rifletto sul tuo amore, sul tuo annientamento per me, i sensi mi vengono meno. Nascondi la tua incomprensibile maestà e ti abbassi fino a me, miserabile. O Re della gloria,
sebbene tu nasconda la tua bellezza. Tuttavia lo sguardo della mia anima squarcia il velo. Io vedo i cori degli angeli, che incessantemente ti rendono onore. Vedo tutte le potenze del cielo, che incessantemente ti adorano, incessantemente proclamano: Santo, Santo, Santo. Chi mai potrà comprendere il tuo amore, la tua insondabile misericordia verso di noi? O prigioniero d'amore, chiudo il mio povero cuore in questo tabernacolo, perché ti adori incessantemente, giorno e notte. Io non conosco impedimenti in questa adorazione, e anche se fisicamente sarò lontana, il mio cuore è sempre con te. Niente, niente può costituire un ostacolo al mio amore verso di te. Non esistono impedimenti per me. O Gesù, io ti consolerò per tutte le ingratitudini, ti consolerò per tutte le bestemmie, per la tiepidezza, per l'odio dei senz'odio, per i sacrilegi. Io desidero ardere come vittima pura e consumata davanti al trono del tuo nascondimento. Ti imploro incessantemente per i peccatori agonizzanti. O Santissima Trinità, indivisibile, unico Dio, sii benedetta per questo grande dono, per questo grande testamento di misericordia. In riparazione delle bestemmie, o Gesù mio, tacerò quando sarò rimproverata ingiustamente, per ricompensarti in questo modo almeno in piccola parte. Innalzo a te nella mia anima un inno incessante, e questo nessuno lo immagina, nessuno lo comprende. Il canto della mia anima è noto soltanto a te, mio Creatore e Signore. Io non mi lascerò assorbire dalla frenesia del lavoro fino al punto di dimenticarmi di Dio. Tutti i momenti liberi li passerò ai piedi del Maestro, nascosto nel Santissimo Sacramento. È Lui che mi istruisce, fin dai miei più teneri anni. Scrivi questo. Prima di venire come giudice giusto, io vengo come re di misericordia. Prima che giunga il giorno della giustizia, sarà dato agli uomini questo segno in cielo. Si spegnerà ogni luce in cielo. Ci sarà una grande oscurità su tutta la terra. Allora apparirà in cielo il segno della croce. E dai fori, dove furono inchiodati i piedi e le mani del Salvatore, usciranno grandi luci che per qualche tempo illumineranno la terra. Ciò avverrà poco tempo prima dell'ultimo giorno. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi. Io confido in te. Vilno, 2 agosto 1934. Venerdì, dopo la Santa Comunione, venni trasportata in spirito davanti al trono di Dio. Davanti al trono di Dio vidi le potenze celesti, che adorano Dio incessantemente. Al di là del trono vidi uno splendore inaccessibile alle creature. Vi entra soltanto il Verbo incarnato, come mediatore. Quando Gesù penetrò in quello splendore, io sentii queste parole. Scrivi subito quello che ascolti. Sono il Signore nella mia essenza, e non conosco imposizioni, né bisogni. Se chiamo delle creature alla vita, questo è per l'abisso della mia misericordia. In quello stesso momento mi vidi nella nostra cappella, come prima nel mio inginocchiatoio. La Santa Messa era terminata. Queste parole le trovai già scritte. Allorché vidi quanto il mio confessore doveva soffrire a causa di quest'opera che Dio suo tramite sta mandando avanti. Io mi spaventai per un momento
e dissi così al Signore Gesù: «Dopotutto questa impresa è tua. Perché ti comporti così con lui? Sembra quasi che tu gliela ostacoli, mentre tu esigi che la attui. Scrivi che giorno e notte il mio sguardo riposa su di lui e che permetto queste contrarietà per aumentare i suoi meriti. Io do la ricompensa non per il risultato positivo, ma per la pazienza e la fatica sopportata per me». Vilno, 26 ottobre 1934. Venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6:10, vidi Gesù sulla nostra cappella, con lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, così come è dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù coprirono la nostra cappella, l'infermeria e poi tutta la città, e si estesero sul mondo intero. Ciò durò forse circa 4 minuti, poi scomparve. Anche una delle figliuole, che era assieme a me, un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù, e non vide da dove uscivano quei raggi. Rimase molto impressionata, e lo raccontò alle altre ragazze. Le ragazze cominciarono a ridere di lei, dicendole che le era sembrato di vedere qualcosa, forse era una luce proveniente da un aereo. Ma essa rimase saldamente ferma sulla propria opinione e disse che mai in vita sua aveva visto dei raggi di quel genere. Dato che le ragazze le obiettarono anche che forse quello era un riflettore, essa rispose che conosceva la luce dei riflettori e disse: «Raggi così non ne avevo mai visti». Dopo cena quella ragazza si rivolse a me. Mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. Continuamente ne avrei parlato. Eppure non aveva visto Gesù. Mi ricordava continuamente quei raggi, mettendomi così in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima, affinché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno. Il mio cuore si rallegrò. Gesù stesso si fa conoscere nella sua opera. Benché abbia avuto per questo motivo grandi dispiaceri, per Gesù si può sopportare tutto. Quando andai all'adorazione, sentii la vicinanza di Dio. Dopo un momento vidi Gesù e Maria. Quella visione riempì la mia anima di gioia. Chiesi al Signore: «Gesù, qual è la tua volontà in questa questione, sulla quale il confessore mi ordina di interpellarti?» Gesù mi rispose: «È mia volontà che stia qui e che non si licenzi». Poi domandai a Gesù se andava bene questa scritta: «Cristo, Re di misericordia». Gesù mi rispose: «Sono Re di misericordia». E non disse: «Cristo». Sono Re di misericordia. Desidero che questa immagine venga esposta al pubblico la prima domenica dopo Pasqua. Tale domenica è la festa della misericordia. Attraverso il Verbo incarnato faccio conoscere l'abisso della mia misericordia. E avvenne in modo mirabile. Come il Signore aveva chiesto, il primo tributo di venerazione per questa immagine da parte della folla ebbe luogo una prima domenica dopo Pasqua. Per 3 giorni questa immagine fu esposta al pubblico e fu oggetto della pubblica venerazione. Era stata sistemata ad ossa brama su di una finestra in alto e per questo era visibile da molto lontano. Ad ossa brama venne celebrato un triduo solenne a chiusura del giubileo della redenzione del mondo per il 19° centenario della passione del Salvatore. Ora vedo che l'opera della redenzione è collegata con l'opera della misericordia richiesta dal Signore. Un certo giorno vidi interiormente quanto dovrà soffrire il mio confessore. Gli amici ti abbandoneranno.
Tutti ti contrasteranno. Le forze fisiche diminuiranno. Ti ho visto come un grappolo d'uva, scelto dal Signore e gettato sotto il torchio delle sofferenze. In certi momenti, Padre, la tua anima sarà piena di dubbi per quanto riguarda quest'opera e me. Vidi come se Dio gli fosse contrario. E domandai al Signore perché si comportasse così con lui, come se gli rendesse difficile quello che lui ordinava. Il Signore disse: mi comporto così con lui per far comprendere che quest'opera è mia. Digli che non abbia paura di nulla. Il mio sguardo è rivolto giorno e notte su di lui. Nella sua corona ci saranno tante corone, quante sono le anime che si salveranno tramite quest'opera. Io do il premio per le sofferenze, non per il buon esito nel lavoro. O mio Gesù, tu solo sai quante persecuzioni sto sopportando per il fatto che ti sono fedele, che mi attengo decisamente alle tue richieste. Tu sei la mia forza. Sostienimi, affinché possa sempre fedelmente adempiere tutto quello che richiedi da me. Io da sola non sono capace di nulla. Ma se tu mi sostieni, tutte le difficoltà non contano niente. Vedo bene, Signore, che la mia vita, dal primo momento in cui la mia anima ricevette la capacità di conoscerti, è una lotta incessante, una lotta sempre più accanita. Ogni mattina, durante la meditazione, mi preparo alla lotta per tutto il giorno. E la Santa Comunione mi dà la sicurezza che vincerò. E così avviene. Ho paura di quel giorno in cui non ho la Santa Comunione. Questo pane dei forti mi dà ogni energia per portare avanti quest'opera. Ho il coraggio di eseguire tutto quello che richiede il Signore. Il coraggio e l'energia che sono dentro di me non sono miei, ma di chi abita in me, l'Eucaristia. O Gesù mio, quanto sono grandi le incomprensioni. Talvolta se non ci fosse l'Eucaristia, non avrei il coraggio di proseguire sulla strada che mi hai indicato. L'umiliazione è il mio cibo quotidiano. È logico che la promessa sposa si adorni con ciò che interessa al suo promesso sposo. Perciò, la veste dello scherno che ha coperto lui deve coprire anche me. Nei momenti in cui soffro molto cerco di tacere. Io non mi fido della lingua. In quei momenti è propensa a parlare di sé. Invece la lingua deve servirmi per lodare il Dio, per tanti benefici, tanti doni che mi ha elargito. Quando ricevo Gesù nella Santa Comunione, lo prego ardentemente perché si degni di guarire la mia lingua, in modo che con essa non offenda né il Dio né il prossimo. Io desidero che la mia lingua lodi Dio incessantemente. Grandi colpe si commettono con la lingua. Un'anima non può giungere alla santità se non tiene a freno la propria lingua. Riassunto del Catechismo dei voti religiosi. Che cos'è il voto? Il voto è una promessa volontaria fatta a Dio di eseguire un'azione più perfetta. È da ritenere obbligatorio un voto in materia già prescritta da un comandamento? Sì. L'esecuzione di un'azione in cose prescritte da un comandamento ha doppio valore e merito, ma la sua omissione è una doppia trasgressione e cattiveria, poiché se si infrange il voto, al peccato contro il comandamento si aggiunge anche il peccato di sacrilegio. Perché i voti religiosi hanno un valore così grande? Perché costituiscono il fondamento della vita religiosa,
approvata dalla Chiesa, in cui i membri, uniti in una comunità religiosa, si impegnano a tendere incessantemente alla perfezione, attraverso i tre voti religiosi di povertà, castità e obbedienza, emessi secondo le regole. Che cosa significa tendere alla perfezione? Tendere alla perfezione significa che lo stato religioso in sé non solo esige che venga raggiunta la perfezione, ma obbliga, sotto pena di peccato, ad un impegno quotidiano per la sua conquista. Che obblighi impongono i voti religiosi? I voti religiosi impongono l'obbligo di impegnarsi per il conseguimento delle virtù e della totale sottomissione ai superiori e alle regole, in base alla quale si consegna la propria persona a vantaggio dell'ordine, rinunciando a tutti i diritti su di essa, sulle sue attività, che dedica al servizio di Dio.